embolismo venoso è sicuramente un argomento di fondamentale importanza per chi pratica chirurgia e medicina generale. In chirurgia ortopedica, in particolar modo, ovviamente il tromboembolismo venoso ha un'incidenza elevata. Considerate che siamo al 45-70% di incidenza, sia per la chirurgia ortopedica maggiore, quindi vuoi le protesi di anca che di ginocchio, ma spesso è molto frequente, ahimè, anche nella chirurgia ortopedica minore, perché non c'è, diciamo, evento peggiore per un chirurgo che quello di vedere magari un intervento chirurgico effettuato in maniera eccellente, anche se difficile, andare tutto bene nel post-operatorio e poi perdere il paziente proprio per un evento tromboembolico o per un'embolia polmonare talmente massiva che non si possono mettere in atto nessun tipo di trattamento terapeutico che possa salvare il paziente. Per cui è molto importante un'attenta valutazione sia del paziente sia del tipo di intervento che noi andiamo a fare. Questo ci serve per poter instaurare un trattamento, una profilassi idonea al fine di scongiurare non solo l'evento tromboembolico, ma le conseguenze che da essa possono scaturire e in particolar modo l'embolia polmonare, che spesso può essere fatale. Noi all'ASP7 abbiamo una scheda di rischio tromboembolico che valuta proprio sia dei fattori intrinseci al paziente, sia una valutazione del tipo di intervento che andremo a fare. Per ogni fattore c'è un punteggio, la somma di questi punteggi ci dà uno score che può andare da 1 a 5-6 e per ogni tipo di, quindi range di punteggio, noi applichiamo la profilassi per il tromboembolismo venoso, ed inoltre decidiamo in base al punteggio anche la durata a cui il paziente verrà sottoposto al trattamento di profilassi.